Buonasera a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Gong, un appuntamento impegnativo, un appuntamento difficile. Io credo e sono in molti a crederlo che quando una terra soffre, perdere ancora tempo a cercare il colpevole sia assolutamente nocivo. Quando una terra non riesce a risorgere, quando una terra sembra non avere più speranze, forse in quel momento noi ci accorgiamo che abbiamo perso troppo tempo inutilmente. Stasera affrontiamo un argomento che forse è il solito argomento, ma io lo considero sempre più difficile perché, per quanto mi guardi intorno, tardo a vedere la soluzione. Vi voglio presentare i miei ospiti di questa sera e poi vi lascio ad un filmato. Siamo con Carmine Schiavone, in diretta per la prima volta con noi a TV Luna. Lo ringraziamo di essere venuto qui. Siamo con l'avvocato Alessandro Barbieri, grazie anche a lei di essere qui. Siamo con il geologo Emanuele Iervolino. Buonasera. Io ne ho già parlato, forse qualcuno di voi se lo ricorda, il dottor Iervolino già da tempo scrivendomi aveva offerto la sua professionalità per una cartografia del territorio, una mappatura di tutto il territorio, secondo le indicazioni di Carmine Schiavone, naturalmente del tutto gratuitamente. C'è chiaramente il mio collega Antonio Iorio, grazie di essere anche stasera qui con me, e poi c'è Antonio Del Monaco dell'Associazione Sorgente Educativa. Grazie anche a te, Antonio, di essere qui con noi. Allora, io vi lascio a questo filmato che è stato girato un paio d'ore fa ed è stato appena montato. Grazie. Un altro viaggio con Carmine Schiavone alla ricerca di alcuni punti nevralgici in cui dovrebbero essere seppelliti i famosi rifiuti tossici. Questa è una strada che lei conosce bene, è vero, signor Schiavone? Sì, questa faceva tutto Provincia Casale, vedi? Queste zone qui, però queste zone qui non sono state scavate con l'immondizia, ad eccezione dove stavano i cave autorizzate, come qui in una zona di questa sulla destra doveva sorgere un ospedale che furono fatte con investimenti di soldi sporchi di Bardellina, che poi mi sembra che la società di trasporto l'ha assorbito. Ma qua esattamente adesso in che zona siamo? Siamo fuori Capua, venendo da Pignataro. Siamo sull'Appia? Sull'Appia, sì. E qui doveva sorgere un ospedale? Sì, sì. Già erano state fatte costruzione, diciamo, il grezzo, poi si fermò questo fatto qui e poi questi manufatti furono assorbiti da un nostro, che all'epoca era nostro amico, era il più amico con il Lubrano, un gruppo Nuvoletta, che aveva una grossa società di trasporti, e quindi ora mi sembra che ci siano dei camion ed altro. Ma quindi come mai poi questo ospedale non è stato più realizzato? Avrebbe fatto comodo un ospedale qua? Sì, e non se ne fece nulla, perché questa deve essere una clinica bella, insomma, con mezzi moderni e cose, perché poi andò latitante Bardellino, andammo latitanti quasi tutti quanti noi, oppure con misure di sicurezza, per non dare nell'occhio fu fermata questa situazione, perché poi furono fatte altre fonti investimenti, quali i consorzi industriali, Acobit Sud, cose, e quella parte là poi fu girata a una società di trasporti che tutt'oggi esiste. Che cosa pensa ripassando da questi luoghi? Certe cose non posso dire, mi sento sempre, ecco, tornare a casa mia, anche se ciò non sarà mai più possibile. Ma lei vorrebbe tornare a casa sua, vorrebbe tornare a vivere nuovamente a Casal di Principe? Sì, se potessi sì. Ma ecco, ora come un cittadino che da 23 anni ha scelto una strada diversa, una vita diversa, ha raggiunto il pieno della coscienza di cittadino onesto, di cui non ho fatto mai alcun reato più da 23 anni, anche se chi mi doveva guardare ha cercato in tutte le maniere, attraverso ostruzionismi, depistaggi, cose di fede. Che io avrei fatto qualche reato appunto per poter dire, vedi, non deve essere credibile perché è sempre un delinquente. Quando io la mia credibilità
l'ho superata in tutti gli articoli 8. L'articolo 8 significa la piena affidabilità nei processi, non solo di Napoli o Santa Maria, nei processi di corte d'assise che ho fatto, di cui ho fatto circa 85 processi. La zona di Ferrandelle, diciamo che è stata inquinata per il deposito di immondizia che c'è, sì, che è comunque dal 2010 mi sembra, 2007 2008, e comunque lì si tratta di quei terreni all'epoca ci furono sequestrati alla fine degli anni 80, poi ci furono ridati dal giudice, mi sembra che all'epoca era Marmo e un altro che era ex vice commissario De Santis, che si chiamava Giovanni Ciglienta. Ci furono ridati. Questa che zona è? Che vogliono mettere? Questa è la zona che va a Casale, tra Santa Maria la Fossa e Capua. Questa è una zona pulita? Pulita. Poi se qualcuno ha scavato così solo per nascondere quella roba, è un fatto che è successo dopo. Ma io posso affermare con sicurezza matematica che fino al 92 qui non è stato messo niente. Poi ho sentito per televisione che l'hanno messa a Ferrandelle, l'ex azienda nostra che fu sequestrata, poi che hanno fatto sequestrare, di cui pure i miei terreni, e hanno messo i balloni, hanno inquinato e pergolato i balloni. Hai visto là che non ci sta un albero? Vedi, la campagna, e loro vogliono mettere in mezzo tutta la campagna, tutto quello che non ha inquinato, il pericolo lo sai qual è fra anni? Che queste falde acquifere arriveranno dove sta inquinata e cominceranno ad incrociarsi. Perché questi hanno condannato un popolo intero, perché poi non è solo Casale, cosa la provincia di Caserta, dove tutte le parti che hanno scavato, le sopraelevate, hanno dovuto portare per forza terra paesana o sabbia e quindi hanno dovuto scavare delle buche, sempre in vicinanza di questa superstrada, autostrada ed altro, è successo che subito si sono inseriti i gruppi politici mazzoni per fare questi business, perché poi i contadini, una cozzaglia ignorante, non si rendevano nemmeno conto. Vedi questi terreni, vedi o là di Caserta o là di Passata Teano, ad eccezione quelli che stanno accanto dove passa pure la terza corsia di autostrada, e l'autostrada hanno fatto questi macelli. Ora il problema lo sai qual è? L'acqua. Qui se loro vogliono, perché poi io gli dirò ad alcuni politici, se vogliono venire a bere li porto io dove debbano bere, almeno non morno più creature, muoiono anche loro i cancro. Dove li porterebbe a bere? E io, a Casale dove stanno costruiti i case, i porto costruendo, se va a terra i Noviello Martel Giancarlo e Nicola Corvino. Porto a Sabevere a Ferrandelle, sotto i piloni cemento che lì sotto poi hanno, la superstrada tra Villa Leterno a San Sossio, zona Sugliutelli e quelle zone lì, là li porterei a bere, a Casale. Ma adesso noi, la nostra destinazione oggi è Tor di Monaco, giusto? A Tor Romone, giusto? A Tor Monaco sarebbe. Monaco. Esattamente dov'è? Si trova in tenimento di Villa Leterna, prima dei Reggi Lagni. Questa è la superstrada che passa attraverso quel terreno là. Quindi passa, dovrebbero stare a zona precisa a quel lato là. O sotto o attaccata su strada. Dove sono? Ci sarebbero quei mucci, i spinelà, o a quest'altro lato, più o meno in quelle zone lì, dopo la discarica, sotto a quegli alberi là in fondo. E che cosa? Perché qui finivano tutte le aziende, dove stanno quegli alberi là, vedi? Sì. Più o meno in quella zona lì. E che tipo di rifiuto? Roba tossica, fusti, questa roba qui, poi non so se ci hanno buttato altri, il tossico c'è di sicuro. Qui quindi ci sono rifiuti tossici. Vedo molto interessati e anche molto sconcertati, è così, Anna?
molto sconcertati, sì. Beh, è raro avere una testimonianza così dal vivo. Cos'è che ti ha colpito di più? Che cos'è che ti ha colpito di più? Cosa mi ha colpito di più? Tante cose, quello che mi colpisce è appunto come sembra complicato, che non è solo Camorra che fa i cattivi che mettono, che la cosa è molto più complicata e più... Te lo aspettavi? No. No, non me l'aspettavo. Vedi che la realtà è sempre molto più fantasiosa della fantasia? Sì, certo. Aspetta. Cosa farete con tutto questo materiale? Facciamo un documentario sui pentiti. Sui pentiti, sì. Perché in Francia non c'è una legge sul pentitismo, quindi... Passerà quest'anno. E naturalmente avete bisogno del nostro apporto culturale. E certo, siete voi gli esperti. Infatti. Allora, è stato positivo questo viaggio? Sì. E anche grazie a TV Luna, devo dire. Dillo forte. Grazie a TV Luna, se no non avremmo riuscito a fare... Ma questo lo direi anche a Parigi? Lo dirò a Parigi, bene. Certo. Questi erano i colleghi francesi, Anne Veron e Gad, che... ci hanno seguito in questo tour, sono in Italia da una settimana, proseguiranno il loro viaggio per Catania, ma poi in questi giorni vi manderemo un'intervista particolareggiata con loro, anche per vedere la differenza di fare giornalismo, di impostazione tra l'Italia e la Francia. Come vi ha detto, come vi ha anticipato, stanno girando un documentario perché la legge sul pentitismo è recentissima, è nuovissima in Francia, mentre invece noi ormai, siamo il servizio centrale, che è il braccio armato del Ministero degli Interni. Bene, allora io darei subito la parola al collega Antonio. Sì, noi in questo tour che abbiamo fatto oggi, ma in tutte le 12 puntate che tu hai realizzato grazie alla presenza di Carmine Schiavone, abbiamo tentato un po' di ricostruire, no, quello che era possibile dal nostro punto di vista e con quello che era possibile dare come dato reale. Il dato reale in tutte le esterne che siamo riusciti a fare, in tutti i luoghi che siamo riusciti a visitare, è che comunque siamo ancora a una fase molto embrionale di questa vicenda che ancora deve fornire delle garanzie e delle sicurezze sia sulla salubrità dei luoghi sia sulla sicurezza dei cittadini in quei luoghi, perché ormai si è chiusa una fase, una prima fase di mappatura con dati scientifici. Da questa fase è emerso che lo 0,2% del suolo agricolo della regione Campania è contaminato, che 29 siti inquinati si trovano nelle zone di Villa di Terno, le zone dove oggi siamo andati, ma è ancora prematuro farci noi come cittadini un'opinione reale, perché ad oggi quello che è emerso e c'è stata anche una volontà da questo punto di vista, è emerso solo una contaminazione di rifiuti tossici, di rifiuti quali amianto, fanghi industriali, ma quello che noi con i tuoi servizi abbiamo sempre tentato di cercare di focalizzare è l'altro, ossia se ci sono, così come appare evidente, ci sono ben altro materiale, ancora più inquietante per quanto riguarda la devastazione che potrebbe causare, per quanto riguarda la penetrazione di questi materiali nella falda acquifera, perché non sgombrare il dubbio una volta per tutte su questi sversamenti di rifiuti pericolosissimi per la salute. Io dico che e ancora i passi fatti dal governo, dagli ultimi governi, voglio dire, in materia di operazione trasparenza, in materia di operazione verità, sono davvero pochi e si deve fare molto, ma molto di più. Tra l'altro c'è stato questo periodo in cui sembrava che si voleva davvero scoprire la realtà, anche perché c'era una forte spinta da parte dell'opinione pubblica, ricordiamo tutte le manifestazioni che abbiamo seguito, le marce per la vita, sono stati eventi storici per la nostra provincia che hanno mobilitato masse che vanno dai 20, 30 mila, 40, 50 mila persone,
si chiedeva la verità in queste marce e in queste occasioni. Io penso che siamo ancora molto, molto lontani da raggiungere questa verità e spero che quanto prima vengano resi noti i dati relativi agli scavi fatti a via Khrushchev, a Villa di Briano, agli scavi fatti a via Sondrio, dove siamo passati, dove erano presenti, lo abbiamo visto anche noi, gli uomini del nucleo batteriologico e atomico dei Vigili del Fuoco. Quindi evidentemente c'era il sentore che lì ci fosse qualcosa di veramente catastrofico, e spero che questi risultati, che potrebbero essere già domani mattina resi noti, vengano resi noti il prima possibile, proprio per concludere una volta e per tutte questa operazione verità che tarda ancora ad arrivare. Signor Schiavone, lei ci ha fatto vedere oggi, mentre passavamo dopo Villa Literno, o adesso non mi ricordo se proprio a Villa Literno o subito dopo, che c'erano delle costruzioni. Io ricordo, ecco, che adesso non so se è stato registrato o meno, ma mi sembra di no. Mi pare che lei abbia proprio detto che hanno costruito, ma sotto... Sull'immondizia. Hanno costruito, ecco, ma tossico, hanno costruito... Tossico. Tossico. Allora, io quando sono arrivato là... Perché al 93, quando io ho cominciato a verbalizzare, 11 maggio 93, ho iniziato a fare i primi verbali dopo un mio convincimento interiore, coscienza e cose. Quando dalle mie parti, la mia famiglia, che comandava purtroppo, mi dice che io uscivo col bastoncino perché cercavano di darmi altre colpe, e all'epoca dovevo fare un definitivo di 416 bis di 2 anni, 4 mesi e 21 giorni, più tenevo un altro processo in sospeso. Però stanno facendo indagini per altri reati, che poi mi sono autoaccusato io degli omicidi, di cui io non avevo mai pagato quelle colpe. Succede che io mi convinco che quelli ormai avevano perso, perché già era stata fatta una discussione e loro mi dicevano a me, in una discussione al 90, prima che fossero arrestati loro, perché io poi quel giorno del 13 dicembre stavo a Reggio Palace Hotel col gruppo del CEDIC di cui ero associato, a fare il proga agli produttori per allargare tutto il complesso, i produttori Calcestruzzi Campani, e con me c'era mio figlio, la segretaria mia. Io arrivai in ritardo, se no veniva arrestato anch'io, perché si doveva chiarire una volta per tutte il fatto dell'immondizia, che doveva affermare nel modo più assoluto, perché me ne sono accorto al 90, quando dai terreni che erano la chiesa, però li gestiva mio genero Pezzella Nicola, e un altro terreno accanto che era avvocato Letizia, che lui non voleva far scavare, però ci vendette, e un altro terreno che avevi sopra ci fu fatto un manufatto per vendita di materiale edile intestato a Cirillo, che era lo zio di Bitognetti, e di cui lui e mia cugina erano i reali proprietari e soci, che io feci sequestrare. Quei verbali miei al 93 uscirono perché Cafiero De Rava, di cui avevo scelto come magistrato, che ha sconfitto i casalesi e nessun altro, perché con lui ho fatto Spartacus 1, Spartacus 2, Spartacus 3, AIMA, omicidio imposimato, l'immondizia, lui diede i verbali per fare questi sopralluoghi alla Dia di Napoli. Però io alla Dia di Napoli all'epoca me ne era già andato ad agosto del 93, così, perché io non, usciamo, mi, sen- non mi sentivo sicuro. Perdiamo il filone, signor Schiavone, allora, stiamo parlando di quei fabbricati davanti ai quali lei è passato, allora, e lei ha detto, ecco, che sotto c'è, quando io ho fatto cosa al 95 i voli con l'elicottero, che partivamo da Pratiche di Mare, scendevamo, dopo invito i Panzer, che ora fu capo della polizia, perché non viene a parlare Nicola Cavaliere, che oggi fu direttore dei servizi, sì, segreti, signor Schiavone, parliamo, ci aspettava, devi sapere perché, ma noi l'abbiamo già detto, cercare il colpevole a questo punto non c'è più tempo, quando dobbiamo vedere come risolvere quello che c'è da risolvere, ecco. Parliamo di queste case, che è assolutamente grave, allora, dichiarare che sotto le case al 95, quando io sono arrivato là col pulmanino blindato, scendevamo dall'elicottero, c'era solo il manufatto in cemento che io ho fatto sequestrare, sì, sopra a una parte dell'immondizia costruita, sì, questo è manufatto. Ora che sono passato di là, là ci stanno tutte case con i pozzi, perché non ci hanno l'acqua, lì ci sta tutto tossico, mentre di fronte a Terrino Viello, che stava una vasca nauseabonda, che stavano pure quelli in Lenea che fece i verbali, che poi
tolto il segreto di Stato, non sono uscite quelle cose, né perizie né i voli aerei, di cui trovammo ancora dei camion a scaricare al 95. Sentiamo un attimo. Andai a finire, poi dopo mi hanno chiamato al 97 alla Scuola Superiore di Polizia a via Corso Francia a Roma, di cui portai persino i targhi ricami, le società, iniziando da Massa Carrara, tutte, Santa Croce sull'Arno, tutte queste cose. Perché non è solo lì, è anche sul lungomare che operava il Concav, un'altra nostra società che tirava sabbia da certi terreni vicino al mare, di cui avevano le licenze come allevamento ittici. Sentiamo un attimo l'esperto. Allora, lei oggi ha fatto questo viaggio con noi, no? Sì, mai più. Vorrei dire mai più. Io prima di tutto... io prima, la sincerità. Io prima di tutto vi devo fare i complimenti, perché il 12... So che devo guardare, però vi devo anche un attimo. No, guardi, non si preoccupi. Io devo fare comunque complimenti a voi giornalisti per quello che state facendo con queste uscite, perché comunque rischiate la vita con quello che state facendo per informare la gente. Una cosa è dirle, una cosa è viverla, quella situazione. Io mi sono offerto di prestare la mia professione a voi perché ho visto veramente la voglia di informare la gente. E sono venuto qui per fare una doverosa precisazione. Tutti quanti parlano sempre di bonifiche, però non hanno capito proprio nulla, perché la parola bonifica che esce sulla legge 152 del 2006 è l'ultima procedura che bisogna fare. Bisogna per prima di tutto fare una caratterizzazione del sito, cioè capire che c'è, quanto ce n'è e in che profondità. Solo alla fine di tutta una serie di procedure molto specifiche si può parlare di bonifica. Se adesso all'inizio si parla già di bonifica su tante parti diverse, sono spinto a pensare che si voglia speculare su qualcosa. Che adesso dottore, sa che c'è l'inflazione della parola da noi, Adesso piace questa parola bonifica e senza neanche sapere di cosa si parla di bonifica. Cosa ancora più grave. Abbiamo parlato di solidarietà senza sapere cosa fosse, ci siamo riempiti la bocca per 30 anni. Sì, e poi cosa gravissima è collegare le discariche con un bambino malato di leucemia. La malattia è solo una concausa, non è la causa del problema al bambino, quindi dare la colpa a tutta una discarica non è così, perché potremmo mettere in mezzo, che le devo dire, le acque minerali che contengono metalli pesanti e nessuno lo sa ovviamente, oppure i pesticidi con cui i contadini coltivano i propri ortaggi o frutteti. Ci sono tante cause che ci creano problemi, dare la colpa solo alla discarica adesso mi sembra proprio la scusa per dare soldi a persone che hanno già guadagnato mettendoci questa roba nei nostri terreni. Quindi il mio aiuto è proprio quello di darvi una mano, dare una mano a Schiavone nel definire con precisione quello che lui ricorda e poi dare questo lavoro, regalare questo lavoro alle autorità competenti che possono fare un lavoro migliore di quello che stanno facendo. Lei quindi ribadisce la sua volontà di regalare? Regalare. Perché sennò lei ci sarebbe... non si deve neanche candidare. Non mi devo neanche candidare con il Movimento Giusto? 5 Stelle. Sì. Ma come fai? No. Quindi lei non si deve candidare, non è... no. Però vuole regalare. Allora noi possiamo considerare che dietro questo suo desiderio... C'è la voglia di aiutare la gente. Ecco, c'è soltanto, anche adesso però lo devo dire perché, è una cosa che le fa onore. Io ho saputo che il dottor Iervolino presta il suo aiuto volontario nel reparto di oncologia pediatrica a Napoli, mi pare, sì, vero? Non gliel'ho detto, ma lei lo ha saputo. E io l'ho saputo e mi fa piacere dirlo anche ai nostri telespettatori. Questo perché? Perché siccome noi siamo diventati talmente diffidenti, io per prima, è chiaro che quando una persona viene e dice sai io vorrei fare questo, guardi gratuitamente, chiaramente la cosa comincia a puzzarmi lontano un miglio, ma per principio. E allora io ci tengo a dire che non si deve candidare, che non deve fare niente, che è veramente, lui è proprio fatto così. E sicuramente persone fatte così potranno essere di grande aiuto a altre persone di buona volontà. Però voglio anche dire che il nostro appello, cioè il suo appello, noi lo abbiamo riportato da molti mesi, quindi a volte c'è anche la cattiva volontà o la distrazione e di conseguenza non si recepiscono i buoni messaggi. Io vorrei solo Prego. Finire il mio intervento dicendo qualcosa. Io sto facendo dei rilievi nella zona del Vesuviano
e sono rimasto abbastanza sconcertato per quello che ho visto, perché nelle televisioni esce sempre la notizia che le discariche vengono dal nord oppure dalla camorra, e invece io vi posso assicurare che almeno nel Vesuviano il rifiuto, che può essere speciale o può essere solito urbano, viene proprio dal cittadino, cioè viene dal mio compaesano, dal carrozziere, dal falegname, dal muratore, dalla persona che fa la differenziata e non la lascia sotto casa, ma la deve buttare per forza in mezzo alla strada perché vede un cumulo di rifiuti. Quindi la cosa sconcertante viene proprio da noi stessi, che non abbiamo la cultura di tutela del territorio, e questa cosa deve cambiare prima da noi, perché sennò non riusciremo mai a cambiare le cose. Qui. Antonio Del Monaco. Parte con quello che dice Emanuele, perché sì, è vero, deve cambiare la cultura, deve cambiare la cultura, dobbiamo entrare in una logica che i primi ambientalisti siamo noi stessi, ognuno di noi deve quindi guardare e rispettare se stesso, rispettando l'ambiente di vita. Però è anche vero che non possiamo non pensare a quello che è successo in questa realtà, e laddove non ci troviamo soltanto i rifiuti del carrozziere o magari di quello che potrebbe essere un elettrodomestico, di tutto di più. Ma ci troviamo di qua. Anzi, io ultimamente, ad esempio, dei dati che sono venuti fuori, come dicevamo prima, che sembrano ridimensionate rispetto a quello che era inizialmente un'idea di questo disastro ambientale. Però io non ridimensionerei questa cosa, perché si può pensare, ma come un allarmismo così forte, cioè, si pensava a un territorio devastato eccetera, ma di quella quantità di terreno è così poi colpito in maniera a macchia di leopardo sul territorio, ci fa capire che l'assassino ha lasciato le sue tracce. E allora, se l'assassino ha lasciato le sue tracce, è giusto andare a vedere che cosa c'è lì sotto. E allora io mi chiedo, noi c'è stato, già un passo è stato fatto con un decreto convertito eccetera, però andiamo a vedere anche quello che possono essere i limiti di questo decreto, anche perché purtroppo, se andiamo a vedere, cioè noi spesso e volentieri focalizziamo l'attenzione sulla criminalità organizzata e quindi diciamo la colpa è della camorra, ok, però dobbiamo anche tenere presente che in fin dei conti c'è stato un committente. E quindi andiamo a vedere chi è questo committente, ma questo committente in fin dei conti come se la passa? Probabilmente andrà in prescrizione, o al massimo poteva pagare qualche ammenda amministrativa, ma in tutto questo, ancora di più, io vorrei andare oltre, ma si è mai pensato che in tutta questa organizzazione, dove all'interno c'è anche la criminalità organizzata, che parte da chi? Parte magari da società che potrebbero essere anche non solo italiane, e quindi insieme ai vari intermediari, ma un'organizzazione capillare che è organizzato sul territorio internazionale e nazionale. Io vorrei parlare di associazione, non si è mai parlato di associazione, quindi che è un reato che non fa in prescrizione. Quindi noi parliamo di criminalità organizzata, associazione, quindi in quel caso gli diamo anche 416 bis. Ma questa organizzazione così capillare, così fortemente strutturata, che ha lavorato per tanti anni e ha portato anche rifiuti tossici, e direi di più, anzi, e questo mi auguro che quando prima possa essere scoperto, si parla di rifiuti radioattivi, di fanghi radioattivi che purtroppo non sono stati ancora necessariamente tirati fuori, almeno sappiamo, non sappiamo cosa è successo lì dentro, anzi ultimamente, e questo mi riferisco anche al pentito, quindi io vorrei sconfessare il pentito d'altra parte, io vorrei sapere realmente, magari posso dire il pentito Schiavone ha detto un sacco di cavolate, ha detto un sacco di, diciamo, di, è stata una persona, ha detto un sacco di bugie, però cerchiamo di saperlo. Cioè quando noi andiamo a leggere, e su questo purtroppo abbiamo letto proprio delle contraddizioni politici che erano presenti quando sono state fatte le varie marce per la vita, hanno alzato anche loro il grito per questa nostra terra Felix che era diventata terra dei fuochi, dopodiché gli politici che oggi hanno ridimensionato, dice no, ma qua la terra dei fuochi, cioè è tutta una bufala, e io non penso che sia una bufala. Non è per nulla una bufala, anzi, cioè, io vorrei pensare. Io vorrei che il signor Schiavone magari stava lì a far neticare. Ma io mi auguro, possiamo noi realmente definire un bugiardo il pentito Schiavone? Però facciamo. Ma io penso che basti andare, avvocato Barbieri, penso che basti andare a verificare. Le pari o no?
Noi siamo andati 2 mesi fa in zona Casarelle, io non c'ero mai stata, quindi però ho imparato che si chiama zona Casarelle. Siamo andati in zona Casarelle e il signor Schiavone ha detto in questo preciso posto, qui, a 20 metri, mi corregga se sbaglio, a 20 metri ci sono dei fanghi radioattivi all'interno di cassette di piombo. È stato detto, la trasmissione è stata anche messa su YouTube, soltanto che non l'ha voluta vedere, non l'ha vista. Quindi io mi sarei aspettata che con solerzia qualcuno fosse andato poi a vedere. Non credo, penso che sia il caso di verificare o no. Così poi uno dice sei un bugiardo, arrivederci, grazie o no. Allora, secondo me dobbiamo andare a scavare noi, portiamo un bel scavatore, scaviamo e glielo portiamo sotto alla regione, glielo scarichiamo. Vabbè. Sentiamo un attimo l'avvocato Berbini. No, a me interessa, diciamo, al di là di quelle che sono le attività di ricerca della prova nel caso concreto, cioè se effettivamente poi ci sono questi rifiuti radioattivi o estremamente pericolosi seppelliti, io sono preoccupato di un fenomeno che ho percepito negli ultimi anni, e cioè di una criminalizzazione di un intero territorio. Questo dico che è stato fatto a volte anche in buona fede, non parlo mai dei processi che sono in corso, parliamo di qualcosa che si è chiuso in gran silenzio. Voi ricorderete che negli anni scorsi c'è stato un grosso problema in relazione a uno dei prodotti principi della nostra terra, che era la mozzarella, la famosa mozzarella alla diossina. Si è concluso in gran silenzio quel procedimento, erano più di 100 persone tra allevatori e produttori di mozzarella, che è una delle ricchezze del nostro territorio, indagate, addirittura ci fu una richiesta di arresto, eccetera. E lì abbiamo scoperto con grande, diciamo, sorpresa, qui ci sono degli esperti, che la diossina in realtà era veramente ben poca cosa rispetto ad altri fenomeni, nel senso che la diossina era il prodotto della terra dei fuochi, e cioè che la diossina è il prodotto di una combustione, un prodotto, cioè praticamente della plastica che viene bruciata, in questo caso la terra dei fuochi, perché i contadini avevano questa brutta abitudine di bruciare i teloni dei loro, diciamo, delle loro serre. Questa particella si poggiava sul mangime delle nostre bufale e quindi producevamo la mozzarella che aveva al suo interno la diossina. Ma la cosa singolare di tutto questo grande procedimento, che ha portato anche a una criminalizzazione del nostro prodotto, è che innanzitutto si è scoperto che ci sono altri prodotti anche a livello europeo molto più inquinati della mozzarella. Ad esempio, io non mangio più il salmone dopo quel processo, perché ho scoperto che il salmone è uno, avendo, diciamo, un pesce grasso e conservando, così come il latte di bufala, la diossina all'interno non viene smaltita nella digestione da parte degli animali, in quel caso il salmone scoprirete che è uno dei prodotti più altamente inquinanti a livello di diossina, così come abbiamo scoperto che addirittura le mamme tedesche hanno un livello di inquinamento di diossina nel latte materno che è esponenziale rispetto alla nostra mozzarella. Questo lo dico e qui concludo, perché mi auspico che le verifiche vengano fatte subito e che non si criminalizzi poi un intero settore produttivo, perché penso non solo alla mozzarella in quel caso, ma adesso il settore agricolo. Se sono veri i numeri che dava Antonio Iorio, vuol dire che in Campania solo il 2% del territorio è inquinato, e questo fa pandan, potremmo dire, con un malcostume italiano, perché non è solo la Campania in queste condizioni. Ho saputo da colleghi che ci sono analoghi problemi in Abruzzo, dove c'è una seria problematica rispetto ad altri fenomeni singolari di alcune discariche. Mi dicono che anche in Sardegna c'è un caso similare, in Sicilia pare che non si sia ancora aperto il discorso e il ragionamento. Se noi poi, diciamo, pensiamo che con un allarme che chiaramente è un allarme sociale e che evidentemente colpisce tutti quanti noi, questo allarme non venga sedato rispetto a quello che è, diciamo, l'attività che deve necessariamente mettere in essere, la forza che in questo campo deve mettere in campo tutte le risorse utili, quindi penso alla magistratura, alle forze dell'ordine. Io auspico, rispetto a quello che diceva chi mi ha preceduto, che non che il collaboratore di giustizia Schiavone dica bugie, ma che questi accertamenti vengano fatti al più presto possibile, così tutti ci mettiamo, come dire, l'animo in pace e scopriamo lì dove bisogna bonificare, o come dice diceva il geologo, bisogna tipizzare i territori e quindi capire che ci sta lì sotto ed evitare che si ulteriormente inquini. Voglio dire soltanto una cosa: la Campania, ma penso che questo lo sappiano in parecchie persone,
è una regione che è stata martorizzata, e io dico che è anche una regione a statuto speciale per quanto riguarda i rifiuti, perché è la regione che ha avuto negli ultimi anni una legislazione ad hoc solo per colpire chi inquinava. E molte volte quella legislazione ad hoc, noi sappiamo che anche, ci sono anche altri fenomeni sull'immondizia, cioè gente che ci ha lucrato molto sullo smaltimento, no? Qua si ricordava l'esempio di Ferrandelle, giusto per dirlo, Ferrandelle l'ha inquinato lo Stato italiano, ci sono state fatte le piazzole di cemento armate dall'esercito italiano su cui è stato poggiato il rifiuto urbano, perché il sistema non funzionava in questa regione. Dicevo, con quella legislazione sono colpiti anche i piccoli produttori, diciamo, non di inquinamento, ma i piccoli produttori che hanno dovuto rispettare la legge in maniera diversa rispetto alle altre parti di questo Stato. Un po' come noi che siamo obbligati a pagare la RC auto il triplo rispetto a una persona che abita a Milano. Non vorrei, ripeto, e così concludo, che questa enorme preoccupazione, basta vedere queste immagini, poi si ripercuota su quelle che sono le nostre attività produttive. Oggi passando con l'auto lei ci ha fatto vedere vastissime zone che comunque sono, come si può dire, intonse, illibate, che pulite. Pulite. Ho detto, io potrei mangiare anche l'erba cruda. Certo, quindi voglio dire, se guardiamo con attenzione, sono estremamente distretti dove non i luoghi. È stato inquinato, vedi dietro la calcestruzza da me a Marruzzella, diciamo, hanno fatto, hai visto quante balloni che poi mettono quel po' di plastica nera sopra, che poi quelle penetrano nel terreno, dove non ha inquinato, perché solo i terrapaesani sono state scavate. Questi qua, te l'ho detto da mesi, non vogliono fare né bonifiche né niente, vogliono arrivare alle elezioni europee sperando che la gente ci creda ancora di voto, sia a destra sia a sinistra. Ma poi passano velocemente. Quando per anni hanno taciuto, quando hanno detto vicino a me, che noi possiamo chiamare, perché noi siamo usciti a presa diretta a Rai 3, anche un presidente dell'allora ecomafia, ecoambiente, cosa, come si chiamava? Che io l'ho portato tutti i documenti, tutto, e disse ora perché non hanno iniziato le bonifiche? E disse i soldi dove stanno? All'epoca ci volevano 13 miliardi di euro, io 26 miliardi. Mi vorrei fermare sulla bonifica. Ma ci stanno anche le perizie dell'Enea, sì, che non hanno cacciato, le perizie dell'ARPA che non hanno cacciato, però intanto chi veniva con me ha preso cancro, i poliziotti che hanno fatto quelle perizie. Però noi non ci dobbiamo innamorare delle parole. Ora noi, io li sfido e dico a voi, qui presente, trovate uno scavatore a corde, io vi posso tutti i posti, scaviamo, poi carichiamo tutti i camion, ci mettiamo in tutto noi in protezione, e li portiamo a casa dei politici. Ma cos'è questo scavatore a corde? Lei ogni tanto va di questo scavatore a corde. Perché uno scavatore a braccio, massimo a tre braccio, scende massimo a 12 metri. Mentre noi scavavamo, perché io ho fatto i lavori, le imprese, gli ingegneri, che stanno tutti qua. In questa borsa. Bella borsa. Ecco, ci sta pure quell'altra che tu hai vista che è grossa. Ecco, che sai, come ce l'hanno tutti quanti. Tutti quanti, questi personaggi politici, non l'hanno voluto fare, cercano di non farlo. Ora, perché voglio scavatore a corda? Perché con scavatore a corda noi facevamo il rampa e scendevamo, perché la falda qui fra certi posti, solo in dei terre paesane che costeggiavano per spendere in meno, poiché erano tutti a subappalti che partivano da Roma già per tangente pagate ai politici 2,50, di cui abbiamo fatto i processi, e 2,50 ci davano a noi, più io gli affibbiavo i subappalti e scendevamo a 24-25 metri nelle falde acquifere. C'è un servizio? C'è un servizio su questo? No, più che altro era solo per ricollegarci a questo discorso. Vediamo che loro i soldi se li mangeranno, quei pochi soldi, solo per perizie e loro. Vediamo un attimo questo servizio. Il servizio su una delle scoperte più eclatanti che è stata fatta negli ultimi mesi, una delle tante, però a noi che ce ne occupiamo da parecchio di queste tematiche, di fatti di cronaca e così via, sapere che in 10 anni il comune di San Cipriano non c'entra con i rifiuti, però dà l'idea ha rilasciato qualcosa come il 75% delle schede e delle carte d'identità false, ha fatto veramente gelare il sangue, perché è un po' la controprova di quello che stiamo dicendo, di quello che andiamo dicendo da parecchio, nel senso che c'è una penetrazione fortissima di questi poteri nei luoghi della vita pubblica. Quindi vediamo il servizio sulle schede di San Cipriano di Aversa.
Così. E per tanti anni i politici sono venuti a me, di cui l'ho fatto andare anche in carcere, di cui hanno trovato i passaggi in pieno, che venivano a trovarmi persino nei carceri. Io ho fatto pure la campagna elettorale con Peppe Buca, che era presidente poi della provincia, che era il Rocca Monfini, fu professor Pier Paolo Bonifacio, ministro della giustizia. E venivano a trovarmi persino nel carcere, oppure mi facevi fare i trasferimenti nei carceri speciali dove io andavo. Dopo 15 giorni veniva il direttore e diceva: dove vuoi andare? Perché, ecco, per dire, io ho fatto un professore universitario senza avere i meriti, mettevo un camice e insegnavo alla prima facoltà di anatomia a Napoli, un professore mezzogiorno, un professore mezz'ora, un professore passiatore, che io ho fatto fare come assistente a mezzogiorno, che era preside, che loro se ne andavano, io mettevo un camice passiatore, toglievamo il microscopio per anatomia umana normale, che era la materia più difficile, e parlavamo dei fidanzati, come stavano, e io mettevo pure io su statino 28, 30, 38, poi andavamo da Scadulchi a Piazzetta Nila e mangiavamo cose. Come con Mario Corvini, che era un braccio destro mio a livello politico, più mie, quando io non c'ero là di tanto, facevi i servizi AIMAC, io nominavo i politici, ma... perché l'ho battezzato sotto ai pianti limone, parecchi sindaci di comuni Caserta, ad eccezione di uno, no, perché erano socialisti o democristiani, ad eccezione di uno che era comunista, si chiamava Peppe Della Corte, che mi fece prendere la cosa, permettemmo che era comunista. Ma che significa battezzare sotto la pianta di limone? Cosa cambia che io ti porto poi l'elenco di lavoro a te? Posso sapere che significa battezzare sotto la pianta dei limoni? Posso sapere. Lei lo sa, avvocato, che fa l'avvocato penalista, lo sa che cos'è battezzare sotto la... Cos'è battezzare sotto la pianta dei limoni? Non è che battezzare, dicevo, tu fu sindaco, tu fu assessore, all'Acile ne nominavamo noi, a destra e a sinistra. Quindi... Lei lo sapeva, ecco, avvocato? Che bisognava, andare sotto la pianta di limone. Sotto la pianta di limone non lo sapevo. Allora, immaginavo qualcosa a del casa genere, mia stava una pianta di limone, no? A casa vecchia. E lui di sotto stava bella, eh? Perché la lezione veniva tutta a giugno, la buona parte dei comuni, allora io li riunivo di fuori pure in fresca, cosa, e stabilivo che avevo sindaco, perché avevo assessore. Come io, o comuni di Villa Alterna, che io ero il capo, di cui ci parli le cose, e lo stesso io là ho fatto un documento a doppione, ci trovo molto offensivo lì all'eterno, il sindaco, cosa mi trovò, uno si chiamava... Non facciamo nomi, che magari ci rimane male, no, ma magari uno che sente chiamare imbecille ci rimane male. Come a questuri Caserta, che stanno verbalizzati con De Santis, ma la prego, non facciamo nomi, che è una cosa sempre molto antipatica. Antonio, volevi chiedere qualche cosa tu al collaboratore di Io voglio chiedere a questi perché non tolgono quegli altri 1020 pagine sacrificate che io ho. Signor Schiavone, vuoi rispondere a qualche domanda? Abbia pazienza. Visto che appunto si parla di politica in tutte le varie sfaccettature possibili e immaginabili, volevo chiamare un servizio di un'intervista che abbiamo realizzato da poco, pochissimo, 3-4 giorni fa, all'assessore regionale all'ambiente, e anche in coda ci sarà anche un intervento di un senatore, Marcello Taglialatela. Sono interessanti per due ordini di motivi. Il primo, romano, perché è strano, no? Quantomeno che la regione in un certo senso definisca come quasi inutile, poi sentiremo le sue parole direttamente, quasi inutile o comunque quantomeno insufficiente, molto insufficiente sia l'impianto del nuovo decreto di cui abbiamo parlato recentemente poco tempo fa, e sia si chiarisce questo principio del fatto che una legge che dovrebbe comunque predisporre innanzitutto quelli che sono i fondi temuti, chiamiamoli così, per le bonifiche, in verità questo non è un capitolo a cui ancora non si è messo mano, perché c'è una totale confusione dal punto di vista della classificazione di quelli che sono i terreni ritenuti inquinati o contaminati, proprio perché si è corsi troppo velocemente e si è annunciata troppo presto la risoluzione del problema. Ricordiamole il governo Letta, quando dichiarò non è mai stato fatto un intervento di simile nella Terra dei Fuochi, ricordiamo Renzi che annunciò la visita nella Terra dei Fuochi come primo atto da Premier nel caso in cui fosse stato nominato Premier, e ricordiamo poi tutte le promesse che sono state fatte. Se il servizio è pronto, guardiamolo subito, in modo che ci facciamo un'idea di quello che ha fatto la politica fino ad ora. Qual è il giudizio politico che voi date su questo atto del governo Renzi?
Quello che abbiamo detto fin dal primo momento è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, tant'è vero che si stanno già verificando una serie di difficoltà dal punto di vista applicativo, operativo di quanto contenuto nel DL 136 poi convertito in legge. I problemi riguardano soprattutto la natura dei siti che sono stati censiti come potenzialmente contaminati, il che significa che noi dovremo nei prossimi giorni agire in maniera estremamente veloce per accertare se realmente queste contaminazioni sono tali da rendere inutilizzabili questi suoli per la produzione agricola e in questo modo dare informazioni chiare, semplici ma soprattutto efficaci alle popolazioni e agli imprenditori agricoli. La Regione Campania è pronta già da tempo perché abbiamo attrezzato la nostra ARPAC, cioè che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di strumentazioni, di personale che è pronto per intervenire su questi siti. Purtroppo dobbiamo aspettare le indicazioni operative di un gruppo di lavoro che è costituito dai tre ministeri interessati, oltre ad una serie di enti governativi. Ci dicono che oramai questo gruppo di lavoro ha concluso la fase preliminare, noi saremo pronti, non appena ci daranno le indicazioni, ad intervenire sui territori, in maniera particolare quelli della provincia di Caserta che sono molto interessati dal punto di vista del numero dei siti da controllare, e a questo punto faremo fino in fondo il nostro dovere perché è assolutamente necessario dare informazioni che siano corrette e chiare anche per evitare allarmismi o peggio ancora per compromettere un'economia, quella agricola e quella agroalimentare, che purtroppo è stata già duramente provata da quanto è avvenuto dopo le dichiarazioni dei vari pentiti che si sono risvegliati e hanno ricominciato a parlare. Tra i comuni più colpiti dalla quantità di siti contaminati c'è quello di Villa Literno. Sì, poi Villa Literno francamente è proprio un paradosso, perché quella è una zona dove non ci sono produzioni agricole, è una zona che quando ero assessore urbanistica in Regione Campania abbiamo deciso, d'accordo con il Ministero dell'Ambiente, di trasformare in una riserva naturale. Parliamo dell'area delle Soglitelle, dei laghi con acqua salata che sono nel comune di Villa Literno, quindi c'è una falda acquifera che viene dal mare, e l'inquinamento contestato è un inquinamento da piombo, ma è un inquinamento di cui noi conosciamo benissimo la natura, perché quella è un'area dove andavano a cacciare di frodo, ci sono migliaia di bossoli sul terreno, ma parliamo di un piombo che non è nocivo all'uomo, tant'è vero che noi ipotizziamo una riserva naturale, ma in ogni caso non è un'area dove c'è produzione agricola. Questa dimostrazione che la genericità con la quale il decreto ha confuso terreni e terreni, inquinamento e inquinamento, può creare danni, e noi siamo qui per dare proposte per evitare che i danni ci siano. Beh, veramente, insomma, a Villa Literno mi pare che ci sia il pomodoro, se non mi sbaglio, anche qualche altra musarella, insomma, quindi non è che... Parlano di Villa Literno? Perché tutta quella zona che noi abbiamo costeggiata, che stanno in casa sopra, quelle fa... fino a Maronnelli c'è Casale, che poi è una strada che è vista Casale, San Cipriano, Frignano, e addirittura ci stanno palazzi a San Cipriano che... passano, la cucina appartiene a Casale, la camera da letto appartiene a San Cipriano, oppure allo stesso a Villa Literno. Villa Literno inizia un po' prima di Passarelli, dove stava lo stabilimento dello zucchero. Dello zucchero? Dello zucchero, dove stava la Madonnella. Però lei Casale è appresso, un metro dopo è Villa Literno. Quindi loro, per non stare per non dire Casale, dicono Villa Literno, come fatti gli scavi che hanno fatto a Maronni Piani, che là non c'è, perché sono stati fatti nell'87 i primi scavi. Cosa fanno? Dicono che Della Corte, quel ragazzo lì che è un figlio di Peppe Della Corte, che il padre poi fu ammazzato da altri gruppi a noi contrari, all'epoca quando è successo questi, quegli scavi là, teneva 2 mesi o 3 mesi, era nato, e quindi si ricorda quando aveva 2 mesi, 3 mesi, e quindi il mattino scrive che è stato quello. Oppure quel ragazzo che stava un scavatore, pensate che mi ha scavato, che io ho fatto scavare, andate a terra la chiesa dove hanno trovato i fusti, da uscire i 3 fusti e cose. L'ha detto quel ragazzo, questo è sempre il mattino di Napoli, perché il mattino di Napoli ha dei suoi luschi interessi.
Vabbè, di destabilizzazione. Perché lo sta facendo già dagli anni 90, addirittura verso il 95, 94-95, chiamato una giornalista sua, da Capiera De Rao e Lucio Di Pietro. Schiavone, non possiamo, ma ci stanno i verbali dei, dei magistrati. Va bene, però noi non possiamo parlare interessi di un quotidiano, soltanto... perché non lo possiamo fare, e innanzitutto perché non sappiamo, e anche se sapessimo. Ma io l'ho fatto due denunce al mattino. Va bene, però non è questa la sede, la prego, non è questa la sede. Volevo ancora una volta evidenziare una contraddizione. Quindi, al di là di questa contraddizione che abbiamo visto adesso, quindi attraverso il filmato, un'ulteriore contraddizione. Mi chiedo come mai Casal di Principe, ad esempio, che se ne è parlato tantissimo di questo inquinamento presso proprio questo luogo particolare, non è annoverata tra i comuni che non risultano tra i comuni inquinati nella prima mappatura, quando però vige ancora il divieto di utilizzo delle acque dei pozzi. È da settembre che c'è un divieto da parte dei commissari sul territorio e non è stato tolto questo divieto. Allora mi chiede perché? I primi scavi che hanno fatto, che trovai, uscirono i 70 fusti fuori, che dissero che era quello buscavatore, scavatorista, che quello è stato uno degli altri punti che ho portato all'epoca, al 95, quando siamo stati sui siti. Quello è Casale, mica Bigialdello. Perché non lo dicono? Perché se non ne scava la Casarella, se non ne scava Don Oviello Giancarlo. E io le chiedo perché non vogliono scavare Casarella. Don Nicola Corvino, ne scava a Massaria Don Rumone. Torre di Monaco l'abbiamo appena detto. Non vogliono fare allarme di popolazione, perché non vogliono che un popolo a un certo punto dice: ma come? Voi lo sapevate da tanti anni, ci avete lasciato morire il cancro. E facendo finta di non capire, perché poi i soldi che c'hanno la comunità europea, che io nelle televisioni straniere, che ho fatto interviste con la Spagna, con la Germania, con la Francia, con la BBC inglese, con la Norvegia, con l'Australia, io ho messo tutte le cose dentro, con i giornali estero-americani, con il Wall Street Journal, tutto, e persino Mi chiedo, ma lei che ci guadagna tutto questo? Io niente, perché voglio la verità, perché non è giusto che a me hanno arrestato, hanno condannato solo quelli che sparavano, perché poteva esistere la mafia, la camorra, l'andrangheta senza gli appoggi istituzionali. Quando io che ero alla cassa pagavo 3 miliardi al mese, di cui ne prendevamo 10 circa, 7 venivano investiti in attività pulite, 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo di affiliati e 500 milioni quasi al mese per corruzione o per pagamenti di avvocati a destra e a sinistra. Un attimo solo, voglio fare una domanda, perché voglio fare poteva esistere un'associazione mafiosa senza gli appoggi, potevano rimanere solo banditi di strada, no? Avvocato, siccome abbiamo sentito prima che quello che ha detto mi pare l'assessore regionale, che si stanno svegliando tanti altri pentiti e ognuno di essi indica un posto dove andare a scavare. Ora io le chiedo una cosa, il primo che ha parlato di posti dove andare a scavare è stato Schiavone, no? Quindi immagino che dovesse avere la precedenza sullo scavo, o no? Chiedo scusa perché altrimenti non si sente niente. Dovrebbe avere la precedenza sullo scavo, soprattutto non è strano che, pur avendo lui indicato dove dovrebbero essere seppelliti secondo lui delle cassette di piombo con del materiale radioattivo, nessuno abbia pensato di andare a scavare, ma magari ha scavato torno. Perché si dà la precedenza ad altri pentiti, che per esempio Schiavone ha detto che uno di questi era piccolino quando succedevano certe cose? Secondo lei qual è il meccanismo? No, glielo chiedo perché veramente non lo so, non riesco neanche a fare un'ipotesi. No, questa sono la persona sbagliata a cui fare la domanda. Perché secondo lei? No, secondo me, chiaramente io sono dall'altra parte della barricata, nel senso buono, sì. Perché vorrei precisare due cose. Innanzitutto l'amministrazione della giustizia si amministra non soltanto con i magistrati collaboratori di giustizia, ma con la partecipazione necessaria degli avvocati, che non necessariamente sono corrotti. Perché anche il signor Schiavone prima ha fatto una similitudine che spesso si fa.
Purtroppo la mia classe non si... No, perché prima ha detto una cosa che è interessante, guardi, io sto studiando molto su questo. In realtà, no, perché il discorso è, io pagavo i soldi agli affiliati, corrompevo e gli avvocati, perché gli avvocati vengono visti nell'immaginario collettivo come dei soggetti poco, diciamo, gradevoli. Purtroppo, diciamo, la Costituzione prevede che una persona si possa difendere, si debba difendere, perché se non uno Stato di diritto non consente a una persona di difendersi attraverso una persona che deve essere necessariamente estranea al processo, cioè deve essere fredda e razionale, tutelare gli interessi del cittadino, non c'è giustizia. Diceva Winston Churchill che la giustizia dei tribunali è la peggiore forma che ha trovato l'essere umano, ad eccezione fatta per tutte le altre che ha sperimentato. Quindi siamo, come dire, necessariamente costretti a fare il nostro lavoro, sia chi ci crede sia chi non ci crede. Detto questo, sui collaboratori di giustizia c'è da aprire una grandissima, diciamo, tematica. Non so, i francesi, vedevo oggi la sua collega francese che sosteneva che nei prossimi mesi avranno una loro legislazione in materia, ma sta di fatto che la legislazione sui collaboratori in Italia molte volte ha fallito. Ha fallito perché, e veniamo al caso concreto, perché fondamentalmente non si fanno i riscontri. Allora, se lei mi sta domandando perché non hanno fatto i riscontri su quello che ha dichiarato il signor Schiavone, è una domanda che non va fatta a me. Io sostanzialmente le potrei enucleare una serie innumerevole di casi in cui i riscontri non sono stati fatti, sono stati fatti anche grandi... sono stati fatti i riscontri. No, non lo so, no, nel caso suo non lo so. No, ha detto in altri casi. Però dico, bisognerebbe farli e farli bene, perché delle due l'una, come diceva prima anche lo stesso signor Schiavone, o dice la verità e allora è giusto ed è necessario che si facciano queste attività di repressione, oppure ha detto delle bugie e quindi ha fatto delle calunnie gravissime. Ecco. Abbiamo il caso più eclatante, potremmo dire, che purtroppo lascia un segno indelebile nella giustizia italiana, che è il caso dell'omicidio Borsellino, dove abbiamo sperimentato purtroppo uno dei più grandi depistaggi. Io sono stato felice di ascoltare le parole della dottoressa Boccassini quando ha detto che la responsabilità ricade non già su chi ha fatto le indagini sulla polizia giudiziaria, ma sulla magistratura che doveva controllare. Quella è una pagina terribile, diciamo, della nostra giustizia. Allora, nel caso del signor Schiavone, io spero, mi auspico che tutto quello che ha detto sia stato riscontrato, però oggi per l'ennesima volta veniamo a conoscenza delle parole del suo Schiavo, che ci sono anche verbali occultati che ancora oggi non sono emersi. Ecco. Se uno Stato nega ai cittadini la verità, vuol dire che non è uno Stato di diritto, ma è una Repubblica delle Banane. Io spero di non vivere in una Repubblica delle Banane. Posso un po' a quello che ha detto? Scarandino lo sapevo. Scusi. Volevo partire da un presupposto. Giustamente noi vogliamo la verità. Quindi abbiamo detto che ci sono tante pagine, diceva Schiavone, di 1020 pagine sono ancora segretate e il cui segreto arriva al 2050-2070, non so perché. Però una cosa volevo dire, noi siamo qui a dirci, quindi eventualmente noi vorremmo tutti noi in cuor nostro magari che realmente sotto quei terreni realmente auspichiamo realmente la salubrità di quei terreni. La posso interrompere? Sai cosa però, veramente trovo incomprensibile come cittadino? Che ci sia il segreto di Stato. Per me è questo anche io, avvocato, però le voglio dire una cosa, però le chiedo e spero che ci sia qualche politico che ce lo spieghi, sapere, di destra o di sinistra. Noi adesso stiamo mettendo in discussione hanno messo in discussione le comunicazioni e le rivelazioni di Schiavone. Però tempo fa lo stesso personaggio ha fatto delle dichiarazioni su cui si è costruito, deve guardare la telecamera, su cui si è costruito un processo, anzi più processi, Spartacus 1, Spartacus 2, Spartacus 3. Sono stati messi in galera tanta gente, è stata fatta chiarezza su una realtà molto grossa e soprattutto è stata fatta realmente una pulizia di un territorio. Questo grazie alle rivelazioni del collaboratore, in questo caso del pentito. E allora mi chiedo, lo stesso personaggio che è stato ascoltato da magistrati, tra cui Cafiero De Rao, quindi oggi procuratore di Reggio Calabria, che ha ritenuto sicuramente fondamentale le dichiarazioni di Schiavone per quanto riguarda questi processi,
Oggi mi chiedo perché Schiavone deve dire tante bugie, visto che è stato ritenuto veritiero per quanto riguarda i processi. E allora, se ha detto le bugie oggi, probabilmente anche bugie la potete dire allora. Quindi allora dovremmo andare a rivedere muro anche questi processi, probabilmente. Il problema, no, secondo me, non è questo. Il problema è domandarsi perché queste dichiarazioni non sono emesse. Quello è il problema. Non se dice bugie. Ma verità. Oggi sono emerse queste dichiarazioni. Ma perché le sta facendo emergere lui? Però detto da lui, le ha già, perciò dico dette da lui. Cioè queste cose sono state dette tempo fa a chi era preposto ad ascoltare e verificare. Il problema è che ci dobbiamo andare come cittadini. Il prodotto, diciamo, di quel lavoro dov'è? Allora mi si dice che una parte è segretata e, ripeto, non comprendo il motivo. Io come cittadino spero che non ci sia il segreto di Stato, ma lei mi insegna che il segreto di Stato lo applicano i politici, non i magistrati. Allora auspico che la parte che compete alla magistratura, perciò dicevo che non sono il soggetto deputato a rispondere, sono solo un cittadino in questo caso, mi auspico che, insomma, chi era deputato a fare il controllo, che poteva fare, visto che una parte sicuramente non è segretata, l'abbia fatto, e non so perché poi questo prodotto non è stato, come dire, fatto emergere all'interno dei processi. Questa è una domanda che dovremmo fare e allora io le dico di più, proprio perché come cittadino volevo rendere chiaro il discorso, ad esempio, di un sito simbolo, che è quello laddove si possono trovare, eventualmente dovrebbero esserci, delle scorie dei fanghi radioattivi, parliamo di Casarelle, e io come cittadino, anzi come colui il quale ideatore di questo progetto Sorgente Educativo, che vuole seminare la cultura del valore della legalità, ho fatto in modo da rendere la magistratura quindi partecipe, facendo proprio una denuncia in tal senso. E a tutto ciò non ha fatto nessun, non c'è stato nessun riscontro, non c'è stata nessuna risposta. E questo è partito con una denuncia fatta il 20 di dicembre, e a febbraio ne è partita un'altra, l'11 di febbraio, perché il 20 di dicembre fatta quella denuncia, non è stata più trovata quella denuncia. Diciamo, perciò dicevo, quindi la magistratura dovrebbe rispondere. Perché non vogliono andare a verificare Casarelle? Noi vogliamo, ecco, il caso dicevo prima. Tutti contenti in questo caso, nel caso in cui là sotto non troviamo nulla. Cafiero dal 93 passò quei verbali alla DIA di Napoli. La DIA di Napoli tenne 2 anni chiusa nel cassetto. Quando se ne sono accorta, perché poi mi dietro a me, una DIA di Napoli cercò di avvelenarmi quando ho fatto questi verbali. Questi ed altri pericolosi di cui sta a conoscenza lei ed io, e non li possiamo dire. Veramente lo stiamo dicendo, quindi voglio dire, se qualcuno gli salta adesso di venire a dire come ti permetti, lo può fare fra 10 minuti là fuori. Ho capito. Mi sento. Lo allora, sappiamo, lui ed io al 95, quando hanno visto che la DIA di Napoli non faceva, perché poi fui anche minacciato, lo dovevamo fare noi, e disse io, per 2 anni che voi non l'avete fatto. Ci dovete perdonare, ma c'è stata un'interruzione, scusateci, questo è il bello e il peggio della diretta. Nel frattempo ci ha lasciato Carmine Schiavone, che doveva immediatamente rientrare, quindi noi concludiamo i nostri giochi in questa maniera. Allora, avvocato, concluda. Allora? È credibile o non è credibile, Carmine? No, questo è un discorso troppo complicato. Che non devo fare con lei? No, troppo complicato. No, ma è troppo complicato. Però guardi, le posso dire una cosa. Non è sbagliata la riflessione che faceva Antonio Del Monaco. Dice, se una persona è stata considerata credibile nel momento in cui ha determinato, ha determinato per certi versi la fine di un certo periodo, come mai all'improvviso poi non è più credibile? Potrebbe non essere più credibile, e poi per quale motivo? A che pro? Ma a livello tecnico bisognerebbe domandarsi, ma perché qualcuno ha detto che in questo momento non è credibile? Ah, un sacco di gente. Vabbè, ma un sacco di gente. Chi è preposto alla magistratura? Cioè, io parlo. La magistratura ha detto. Diciamo, parlo in genere, voglio dire, c'è un po' un concorso. Diciamo, come ha ricordato, ci sono dei fatti storici, dei fatti processuali. Come fatto processuale, come già ha ricordato bene lui stesso, è stato il pentito principe, diciamo, voi avete usato questo termine che a me non piace, perché il pentimento è una cosa
molto particolare. Comunque è stato il collaboratore di giustizia su cui si è fondata Spartacus, il processo Spartacus. Poi diciamo tutte le valutazioni tecnico-giuridiche le lasciamo a chi compete, perché poi ricordiamoci che, come dice adesso la scritta che hanno i magistrati alle loro spalle, la giustizia viene amministrata in nome del popolo, quindi le sentenze vengono fatte in nome del popolo italiano. Lì c'è la storia processuale, non la verità, perché la verità è ben altra. Sappiamo perfettamente che ben altra la sanno pochissime persone. Poi chi, ripeto, se oggi si mette in dubbio quello che ha detto, non ci saranno altri interessi, non lo so, diciamo, altre valutazioni da fare. Speriamo sempre che si possa andare a verificare con la maggiore pubblicità possibile, che possiamo tutti vedere cosa c'è di vero in quello che ha detto, perché quello che ha detto è abbastanza inquietante. Io rimango sempre al discorso di zona Casarelle, mi farebbe proprio piacere. Guarda, io sarei molto più contenta di considerarlo bugiardo, perché anche io certo, è molto più tranquillizzante, certo. Considerare un collaboratore di giustizia bugiardo quando questo collaboratore ha rilasciato certe dichiarazioni. Però voglio dire una cosa, ci sono delle diciamo, c'è un tecnico qui vicino a me che noi nella nostra attività professionale affrontiamo questi processi, a volte purtroppo affrontiamo anche cose che abbiamo conosciuto da cittadini. Mi sono ritrovato ricorderai qualche anno fa qua quando urlavo contro la discarica Lottaro, e forse avevo ragione. Adesso diciamo, mi hanno spiegato alcune cose che io per esempio non sapevo, cioè che i terreni vulcanici hanno una presenza di uranio particolare, eccetera. Cioè sono tante cose che vanno valutate nella loro interezza e anche nella loro complessità. Se poi sotto questo locale, diciamo questo terreno, Casarelle, come si chiama, troviamo i fusti, là è la prova provata, si va a verificare. Andiamo a vedere. Più chiaro allora, di così. Diciamo. È vero, dottore Iorino, è il caso di andare a vedere. Credibilità. Cioè, la cosa più semplice da fare è andare a vedere. È il caso proprio di andare a vedere. Andare a vedere cosa dice, perché che cosa abbiamo da perdere, anzi abbiamo tutto da guadagnare. Io vorrei chiudere l'intervento. Esistono con i sonar, a me hanno spiegato che esistono dei sonar particolari, cioè è facile pure verificare. Ma oggi ci sono varie tecnologie che possono riuscire a vedere nelle profondità. Sì. Il problema è fare, non solo chiacchierare, perché qua i politici sono tutti bravi a dire fesserie, perché dicono fesserie, e le dicono a dovere e a vantaggio loro, perché voglio ricordare a tutti i telespettatori che... Questo è molto pentastellato, sì. È molto pentastellato. Però rispetto all'avvocato... Finalmente abbiamo un pentastellato. Facciamo tanta fatica. Però rispetto all'avvocato non sono diplomatico, cioè nel senso che io ho difficoltà a fare una distinzione tra la vera camorra, perché io ho visto oggi un braccio armato della camorra, però la vera camorra secondo me sta a Roma, perché usa delle parole particolari tipo ecoballe. È proprio un pentastellato. Però le dico l'evidenza, nel senso basta usare la parola ecoballa e si forma una mostruosità che si vede da satellite. A Giuliano, oppure aprire una discarica a Terzigno dove tutte le norme più semplici non sono state rispettate, cioè rischio vulcanico, rischio sismico, rischio frana, rischio alluvione, Parco Nazionale del Vesuvio, zona protezione speciale, perché eravamo, parola magica, in emergenza. Quindi la politica dovrebbe, come detto il ragazzo prima nella canzone, nell'articolo 32, tutelare la nostra salute, e al momento non lo fa. Io voglio ricordare l'ultima cosa e poi concludo. Siamo veramente in chiusura. I cittadini, il 3 aprile inizia il processo Bagnoli Futura, ci facciamo quattro risate perché Comune di Napoli, Regione, Provincia di Napoli, ARPAC e Istituto Superiore della Sanità hanno detto che le bonifiche erano state fatte, invece il professore De Vivo, un luminare sui siti contaminati, ha detto il contrario, e non l'ha detto, lo ha dimostrato, dimostrando che tutti questi signori hanno fatto errori del 500%, cioè non hanno fatto bonifiche, cioè hanno speso 100 milioni dei nostri soldi, lo Stato, non la camorra. Bene, noi ci dobbiamo salutare. Mi auguro soltanto che... queste ombre e questi dubbi possano essere realmente liberati in ogni cittadino, e che possano realmente ritornare centrale alla salute del cittadino, e sperando che anche, come diceva l'amico, che chi sta in quel dì dei palazzi, che possa realmente, non solo formalmente, ieri mi piace ricordare le parole del Sommo Pontefice, insomma, che chiaramente ha tenuto i parlamentari durante la messa, lui ha parlato di sepolcri imbiancati,
cerchiamo eventualmente, questo lo dico in maniera forte ai nostri politici, di fare politica seria, cioè chiaramente quella del servizio. Cerchiamo di non essere dei sepolcri imbiancati, cerchiamo di non essere soltanto apparenza con contenuti marci, cerchiamo realmente di essere a fianco del cittadino, cerchiamo in tutti i modi di salvaguardare la salute del cittadino. E pensiamo anche e soprattutto a ricordarci che prima di dire di chiunque, di una persona qualsiasi che dice fesserie, bisogna avere a sostegno almeno un paio di prove. Io non mi permetto mai di dire a una persona che dice fesserie se non posso essere sostenuta da prove provate. Quindi, anche perché soprattutto in genere chi dice che una persona racconta fesserie si toglie il problema e fa più presto. Diamogli il beneficio del dubbio, perlomeno fino alla verifica. Sì. Grazie a dottor Ierulino. È stato un piacere. Grazie all'avvocato Barbieri, grazie ad Antonio Del Monaco, grazie ad Antonio, ma grazie anche a Carmine Schiavone che si è allontanato in fretta perché deve fare un lungo viaggio, e grazie soprattutto a voi. Buon proseguimento di serata.